Ciao a tutti e ben ritornati in questo nuovo video di Parsi da Cattoni. Innanzitutto vorrei dirvi che il glitch solo Money Glitch è ancora funzionante. Ve lo sto facendo vedere in gameplay a doppia velocità. Siccome che è stata rilasciata una versione che si possono duplicare 10 Rare Retro Custom di fila, diciamo per par condition l'ho portata, però a mio parere è troppo lunga. Ho chiesto nel gruppo, hanno risposto in due, sì, per quelle due persone, una è The Fire, che lo saluto, per quelle due persone ho fatto questo video. Raga, ripeto, lo porto solo perché è un altro money glitch. Sì, è vero, si possono duplicare 10 auto alla volta, però le tempistiche sono veramente lunghissime. Quindi fate il solo Money Glitch, che è molto meglio. In questa versione 10 auto avrete bisogno anche di un amico che resta lì nel vostro garage bugato. Intanto vi spiego un po' tutto il glitch. Tutto quello che serve è composto da tre fasi: loft radar, duplicazione e salvataggio. Allora, raga, la prima cosa che dobbiamo avere, il primo requisito, non mi veniva requisito, dobbiamo avere minimo due livelli del nightclub. Uno in cui abbiamo le retro custom, quindi ne fate 10, 10 retro custom. Io nel gameplay ne ho fatta una sola e poi mi direte voi se conviene farlo o no. È un livello pieno di RH8 da sacrificare. Non serve la targa personalizzata perché ogni copia andrà a prendere la targa dell'RH8. Vi ricordo poi quando le andate a vendere, cambiate un pezzo ogni volta per ogni macchina, di un totale di massimo 8 in 30 ore, così siete sicuri di non essere bloccati né che vi vengano tolte, scusate, le targhe personalizzate. No, perché il Napoli stava per segnare, scusate, che stavo non chiuso sulla partita 2-1 per i Napoli. Comunque continuiamo avanti. Allora, l'altro requisito che dovremmo avere è il bunker. Dobbiamo avere il centro operativo mobile con lo slot numero 3, deposito veicolo personale, perché in questa versione potremmo salvare solo le auto dentro a COM, no dentro al CEO, perché lo capirete fra qualche minuto, al CEO sarete buggati. Altro requisito che dovremmo avere è il CEO, l'ufficio del CEO, e il motocyclub. E nel motocyclub dovremo avere una qualsiasi moto, va bene anche una Saget, un Faggio, va bene qualsiasi moto, e vi dovete ricordare dove si trova il vostro motocyclub, perché è importantissimo, perché vi dovete recare lì e non lo vedrete sulla mappa. La partita intanto del Napoli è finito, a posto. Comunque è finita, ok, torniamo al glitch, scusate. Sono le prime partite, è quello che è. Comunque, dovremmo avere anche un amico che ci aiuti con il glitch. Possiamo partire da sessione pubblica. Quando saremo usciti dal nightclub, la prima cosa che dovremmo fare è impostare il rientro sulla CEO, la Metz Bank. Importantissima sta cosa prima di fare il glitch. Adesso già quando uscite fuori, qui l'avevo già impostato io, per questo non c'era nel gameplay, quindi qui impostate il rientro nella Metz Bank Tower oppure il CEO che avete, e cambiate l'outfit per essere sicuri che venga salvato. Richiediamo dal motocyclub un qualsiasi motociclo, una qualsiasi moto. Con la moto ci rechiamo al nostro CEO. Come vedete ho messo la velocità per 8, poi fatevi i conti quanto dura questo glitch per stoppiare le macchine.
Una volta che siamo entrati nel CEO, altro requisito, scusate, mi sono distratto, dovremmo avere delle missioni del CEO sbloccate, quello dei recuperi veicoli, va bene anche se avete solo la prima, non importa se avete tutte e quattro, cinque, quando sono qua sei, l'importante è che ne avete una, la avviate. Qui vi sto facendo vedere dove si trova il mio Motocycle Club, ricordatevi dove si trova il vostro, avviate la missione, invitate il vostro amico nella lobby e avviate la missione. Dopo che si è avviata la missione, fra qualche secondo sarà di nuovo tutto a velocità tripla e quadripla per fare più veloci. Una volta che si è avviata la missione, quando spawnerete con l'elicottero sul tetto, dovrete scendere giù e prendere la moto. Una volta che avete preso la moto, dovete recarvi nel vostro Motocycle Club. Per questo dovete ricordarvi il punto della mappa dove si trova, questa cosa è importantissima. Quando sarete arrivati a Motocycle Club, dovete entrare con la moto dentro al Motocycle Club. Quando ci sarà l'animazione, dovete premere il tasto pausa e andare nel creatore. Qui da gameplay avete visto che controllavo di nuovo la posizione del rientro, perché da qui in poi è importantissima. Se non avete il rientro nel CEO, dovete rifare tutto da capo, perché altrimenti non avete il bug che vi serve per essere un off-radar. Scusate. Qui adesso mi sono recato a Motocycle Club, entro dentro, qui velocità normale. Appena che entra, telecamera in su, tasto opzioni e andiamo nel creatore. Quando saremo nel creatore, dovremo andare in sessione amici chiusa, così in modo in cui il nostro amico ci potrà raggiungere in sessione. Una volta che saremo tornati in sessione ad amici, avremo il bug che ci permette di sdoppiare le macchine. Praticamente andremo in OTR, sarebbe off-radar. Noterete che il vostro CEO è cambiato, potete tranquillamente cacciare le armi, una cosa che ho sempre voluto fare, ammazzare la segretaria, l'abbiamo fatto. Una volta che siamo con le armi e tutto, ci andremo a suicidare, e qui diciamo cominciano un po' i problemi per questo glitch. Siccome che siamo buggati in off-radar, il gioco pensa che noi siamo nel CEO. Quindi io qui ho aperto touchpad per farvi vedere che addirittura possiamo arredare e tutto, invitare gli amici. E il problema è questo: sulla mappa non potremo mettere punti, non potremo tornare nel CEO per salvare la macchina, perché non abbiamo il punto, il pallino blu per entrare nel garage, e non possiamo richiedere il centro operativo mobile. Per questo ogni auto che andremo a duplicare e salvare dovremmo andare al bunker per salvarlo. Quindi non mi ammazzate di commenti negativi e dislike, raga, questo è glitch, ho chiesto se volevano essere portato e l'ho portato. Comunque, quando siamo arrivati nel club, entriamo nel livello dove abbiamo tutte le nostre retro custom, scusate. Io in questo caso farò solo la prima in questo video per farvi solo vedere la procedura. Usciamo fuori. A questo punto dovremo aspettare il nostro amico che si unisca a noi in sessione. Dopo un po', perché deve fare avuto problemi, si era buggata l'applicazione, dopo un po' è tornato in sessione. Io e lui non ci vediamo, siamo invisibili, però lui vede la macchina e riesce a entrare in macchina. Quindi con il vostro amico, dopo che entrate in macchina, entrate nel garage dove ci sono le retro custom. Poi vi sto facendo vedere che dal menu lui è dentro, ma io non lo vedo e lui non vede me. Cosa deve fare lui? Lui adesso deve andare su un qualsiasi personaggio della storia con la freccetta e stare poi nella schermata nera. Noi usciremo fuori. E a questo punto, una volta che siamo usciti da soli, mi raccomando, usciamo da soli fuori, rientriamo e andiamo nel livello dove sono
le RH8, in questo caso il mio è il livello 2 dove sono tutte le RH8. Qui vedete il glitch è andato, se per caso non va uscite e rientrate oppure fate uscire il vostro amico dalla schermata nera e riprovate. A questo punto la targa 351 usciremo con la nostra retrocast, ma la targa cambierà. Questo è il brutto del glitch. Adesso dovete farvi tutta la strada fino al bunker. Questa è la velocità, cioè poi ho preso per montagne e montagne perché ero un po' deluso alla fine del glitch per salvare le auto, però raga, per questo ho detto subito in anteprima, usate quel sole che funziona ancora. Una volta che siamo arrivati al com, entriamo dentro e la macchina va salvata. Adesso ci ritocca ritornare al nightclub, entrare di nuovo nel livello 2 dove l'abbiamo presa e fare lo step con l'auto successiva. Piccolo problema, il vostro amico dopo 15 minuti verrà buttato fuori di sessione. Non è un problema perché essendo voi che siete in off radar potete rifare la procedura ad ogni macchina, lo fate sbaggare così lui si muove e quindi avete il tempo di fare tutte e 10 le auto. Raga, per questo video è tutto, scusate, vi chiedo scusa in anticipo, però è sempre un glitch. Ciao, alla prossima.